Un incontro per conoscere la scrittrice Stefania Augi e soprattutto per poter parlare dei suoi due romanzi di grande successo, I Leoni di Sicilia e L'Inverno dei Leoni, che hanno conquistato e conquistano ancora l'interesse di tantissimi lettori in tutto il mondo. Questo è stato in sintesi l'evento che è stato organizzato questa mattina presso il Cineteatro Falcone Borsellino di Mistretta dalla sezione locale della FIDAPA, con il coinvolgimento dei trienni dei licei dell'Istituto di Istruzione Alessandro Manzoni e delle terze medie dell'Istituto Comprensivo Tommaso Aversa. Dopo i vari saluti della presidente della FIDAPA Graziella Ribaudo, del dirigente scolastico Maria Grazia Antinoro, del sindaco di Mistretta Sebastiano Sanzarello, ha preso la parola la socia FIDAPA Maria Carmela Oieni, che ha iniziato un vero e proprio a tu per tu con Stefania Augi per parlare e scoprire segreti e curiosità dei due romanzi, i cui protagonisti sono i componenti della famiglia Florio, che ha fatto le fortune della Sicilia grazie a tanta intraprendenza e capacità di fare impresa. Con questi romanzi si scopre una nuova immagine della Sicilia, non quella con i soliti cliché fatti di mafia e stereotipi, ma quella fatta di lavoro, ingegno e voglia di investire sul proprio territorio. Storia del territorio significa anche storia delle proprie radici, del proprio vissuto, di tutto quello che permette ad un territorio di essere in una data maniera, di avere un determinato modo di agire, ecco, perché il territorio è composto, sì, sicuramente è composto da noi, da chi lo abita, ma è anche altrettanto vero che questa finisce per diventare una volontà e una risposta collettiva agli stimoli che arrivano. Ora il problema di fondo, a mio avviso, è non tanto che ci siano stati i Florio, quanto piuttosto che ci siano state tutta una serie di famiglie, di realtà imprenditoriali che sono passate nel silenzio, sono misconosciute, quindi forse il vero lavoro è proprio quello di cercare di recuperare la storia di questi singoli territori. Soddisfatti i membri della FIDAPA per l'organizzazione di questo importante evento e soprattutto per aver coinvolto i ragazzi delle scuole. Sicuramente si farà riferimento ai romanzi, si farà riferimento alla letteratura, all'ottima letteratura di Stefania Augi, ma soprattutto si darà l'opportunità agli studenti dei licei, delle classi terze medie in particolar modo e di scuole viciniori che potranno dialogare direttamente con lei e quindi sentire dalla sua viva voce tante notizie che riguardano sia le ricerche appassionate sicuramente lunghe, oltre che proficue, che ha fatto la scrittrice, sia proprio la cosa produce la passione per la lettura e per la scrittura.